Iniziamo il pomeriggio con Silvia De Blasio, che è direttore rapporti con i media e comunicazione corporate di Vodafone, e interverrà sul tema creatività e brand per costruire una solida reputazione, il caso Vodafone. Grazie. Grazie a lei. Grazie di avermi concesso per questione di tempo. Allora, io stamattina ho visto numerosi interventi che, tra l'altro molto interessanti, di diverso tipo, questo mondo 2.0 e anche abbastanza teorici per certi aspetti, altri più pratici. Del resto questo 2.0 ormai, personalmente la mia esperienza mi sta portando al fatto che è quasi superato il concetto di 2.0, per me nella mia esperienza vedo che stiamo parlando sempre di più di us.0, cioè noi.0, ed è un po' questo quello che voglio brevemente riportarvi oggi, cioè l'esperienza più pragmatica di Vodafone, del settore delle telecomunicazioni, e che cosa abbiamo fatto quando abbiamo, come tutti del resto, affrontato questo argomento, questo flusso di comunicazione così poco governabile e che per noi, funziona così? Ecco qua, perfetto. Come è iniziato per noi? Io credo che tutti si ricordano qualcosa che è molto vicino al vostro, al telefonino, a quello che chiaramente è un po' ormai diventato un appendice personale. Sfido chiunque in questa sala a non avere un cellulare a portata di mano, appunto. L'abolizione dei costi di ricarica per noi è stato un punto fondamentale, cioè nel senso è stato il nostro Big Bang, sia per il settore che per Vodafone, in cui abbiamo realizzato che qualcosa era cambiato. Era cambiato per noi, era cambiato per il cliente, e del resto vi ricordate quel giovane ragazzo, come molti di voi in questa sala, era allora sedicenne e decise di fare una petizione chiedendo alle autorità internazionali, europee, e il supporto di un blogger così famoso e agguerrito come Beppe Grillo, e riuscì ad attirare anche l'attenzione delle istituzioni nazionali e addirittura del governo, che decise in una battaglia di mediatica più tradizionale in televisione di emettere un decreto che aboliva i costi di ricarica. Ora non entrerò certamente se è stato bene o è stato male, di sicuro ha avuto un impatto enorme sul settore, stiamo parlando in termini di ricavi per il settore delle telecomunicazioni mobili di meno 2 miliardi di euro, e quindi non banale per qualsiasi azienda in termini di conto economico, e che però è stato, come ripeto, un Big Bang nel percepito del cliente, perché da allora anche la sensibilità, l'ipersensibilità del consumatore non si è più fermata, cioè non ha avuto più un attimo. Oggi, se voi guardate, basta che diffida, multa, si riempiono le pagine dei giornali, le associazioni dei consumatori giustamente sono sempre vigili, le autorità si dibattono in termini di comunicazione per avere quanta più visibilità sulle multe da applicare, eccetera, e su questa onda di grandissima ipersensibilità non potevamo rimanere fermi. E quindi abbiamo pensato di creare uno strumento che si chiama appunto Vodafone Lab, e che lo potete vedere qui, io ho cercato di mettervelo insieme con una logica abbastanza multiforme. Ci sono state esperienze di colleghi comunicatori in altre aziende che hanno deciso di affrontare questo mondo del 2.0 con degli strumenti piuttosto simili, ma mai con una cornice così completa, no? Tra blog, forum, i feedback, la parte più sociale e anche la parte più, diciamo, di knowledge, quindi di la base di conoscenza Vodafone. Per noi questo è stato un impegno importantissimo, perché qui innanzitutto cosa non è il Vodafone Lab? Il Vodafone Lab non è un punto di promozione pubblicitaria, qui non troverete mai niente, noi abbiamo aperto le porte di casa, tra virgolette, non solo ai nostri clienti, ma a tutti i clienti, tutti gli altri operatori o comunque persone che erano interessate a vedere e a parlare e a utilizzare una piattaforma di dialogo dove noi ci mettevamo possibilmente allo stesso livello, in cui ascoltavamo con attenzione che cosa avevano da dirci, e vi assicuro che è stato culturalmente un passaggio che ci ha messo almeno un anno in azienda per essere sereni rispetto a questo strumento, e ancora abbiamo i nostri dibattiti interni.
Vi riporto rapidamente due esperienze. Una, la primissima, perché voi sapete bene l'iPhone, che è stato praticamente, come dire, il driver più importante che ci ha portato, ha aperto il mondo di internet, lo smartphone col touchscreen, con tutte le cose più vicine a questo mondo dove si parla di web 2.0. E lì noi abbiamo sbagliato, semplicemente perché c'era un'ondata pazzesca, tutti ne parlavano, tutti lo volevano, e i clienti, proprio a casa nostra, dentro il Vodafone Lab, dicevano: ma possibile, ci date solo 600 mega, non lo posso credere. E noi abbiamo detto a Cipicchia: ma siamo noi, abbiamo 30 milioni di clienti, non riusciamo a capire che 600 mega non sono sufficienti? Eravamo convintissimi di avere ragione, perché solo noi eravamo il depositario di capire sul profilo di consumo che quella era la giusta capacità. E invece abbiamo fatto un errore madornale, perché solo i clienti ci hanno risposto che solo loro sapevano meglio di noi cosa volessero. E infatti ci siamo adeguati. L'esperienza invece del firmware è stato bellissimo, perché abbiamo preso 10 tra i più importanti frequentatori del lab, anche autorevoli, e gli abbiamo chiesto: va bene, allora dite, perché sulla rete ci dite che noi abbiamo dei vecchi firmware, benissimo, perché non ci aiutate ad aggiornarli? Glieli abbiamo dati, sono stati per noi un deposito di conoscenza che ci siamo presi e abbiamo restituito, e abbiamo mantenuto la promessa inserendo le caratteristiche che proprio, come dire, erano state richieste dagli utilizzatori.